Squadre che fanno il loro ingresso in campo perché il campionato di eccellenza riparte con la prima giornata di ritorno dal Primerano di Soriano. Per Soriano, DGS Praia Tortora. Andiamo subito alle formazioni. Per quanto riguarda la DGS Praia Tortora, schiera Piccioni, Martinoli Grosso, Bert Crisciullo, Bilotta, Puoli, Capuano, Ferracci, Petrone D'Andrea. L'11 di partenza di Mister Alberto Aita. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, cioè il Soriano, Mister Giovinazzo schiera Stillitano, Mercurio Bellino, Glasadonte, Napoli Giorgetti, Straccia, Raso, Ocampo, Alvarez e Pertierra. Dirige l'incontro Petrosino di Lamezia Terme, coadiuvato da Ventre e Del Gork. Arriva il fischio d'inizio, Glasadonte, lo scambio, la gestione della palla, ancora con Glasadonte che però sbaglia l'appoggio, ne approfitta Ferracci e è subito raddoppiato, Glasadonte prova a recuperare, Ferracci cerca uno spiraglio, la palla in mezzo a liberare la difesa del Soriano, prima incursione, Martinoli in pressione alta, Glasadonte che attacca Petrone, la conclusione centrale, ma squillo subito. Nei secondi iniziali di partita da parte della squadra ospite della DGS Praia Tortora, Stillitano ha neutralizzato senza particolari difficoltà appunto il tiro del capitano Angelo Petrone. Cerca un aiuto, lo trova poi alla fine con Bilotta che decide di spazzare via per evitare problemi più seri. Capuano, entro per Puoli, il corridoio è buono per Ferracci che può provare la conclusione. E infatti così è, ci riesce, prova, ma non trova lo spiraglio giusto, non trova l'angolazione giusta, soprattutto Ferracci, questa volta la pista gli era stata aperta. Capuano ora il duello con Alvarez. Ocampo l'ha messa giù per un attimo, ancora Grosso con la punta a favorire D'Andrea, dentro per Petrone, su di lui esce in copertura Giorgetti. Petrone cerca un dribbling, si appoggia su Bert e alla fine ci prova dalla distanza Martinoli. Buona forse l'idea, meno sicuramente l'esecuzione che finisce fuori dallo specchio difeso da Stillitano e arriva intanto il fischio che manda tutti al riposo. È la prima frazione di gioco tra Soriano e DGS Praia Tortora, finisce 0-0. Fischio d'inizio che arriva in questo momento per la seconda frazione di gara. Crisciullo, Bilotta, dicevamo un primo tempo senza nessuna emozione, forse qualche iniziativa in più da parte della DGS Praia Tortora. Bilotta ora. Il lancio arriva a Puoli che fa un buon aggancio, poi carica un sinistro che poteva essere letale, ci mette la punta delle dita, Stillitano, tutto questo nel primo minuto, nei primi 30 secondi di questo secondo tempo tra Soriano e DGS Praia Tortora che ora può usufruire del calcio d'angolo, arriva la battuta, la ribattuta ancora sia Puoli. Il doppio tentativo di Andrea Poli, ma ancora veramente pericolosa la DGS Praia Tortora. La prima conclusione ribattuta, la seconda fuori dallo specchio della porta di Andrea Poli. Tutto questo quasi all'ottavo minuto, ma in questi primi minuti due veramente grosse occasioni. Sul punto di battuta c'è Angelo Petrone, si è dimostrata di essere molto pericolosa sui calci piazzati finora la squadra ospite. E arriva il traversone tagliato, miracolo, miracolo di Stillitano, ma non è finita. Ancora, ora riesce a ripartire il Soriano, guadagna anche un calcio di punizione, giusto al quarto d'ora, al quindicesimo minuto, sul colpo di testa, sul calcio d'angolo. Sembrava fatta per la squadra di Mister Raita, ma Stillitano ci ha messo il piedone. Straccia lo batte per Glasadonte, l'appoggia ancora per Straccia. Alvarez, Bert gli strappa il pallone, cerca la ripartenza. Ora tenta qualcosa di incredibile. Bert, Alan Bert che
al 17esimo, ha visto fuori dai pali Stillitano, ci ha provato con il pallonetto, Stillitano un colpo di reni all'indietro, mette la palla in calcio d'angolo, sbagliato questo lancio, va dritto nelle braccia di Stillitano. Ocampo la trova di testa, Martinoli, Bert la domestica, lancio per Ferracci, trova anche l'anticipo sull'avversario, ma il tiro è centrale, non può, non impensierisce Stillitano al 22esimo minuto. Tante le occasioni, Guerrisi la batte all'indietro per la conclusione, Piccioni c'è al 31esimo minuto, la prima vera conclusione in tutta la partita del Soriano da fuori area, ma Piccioni è stato attento. Risultato di 0-0, secondo tempo sicuramente più vibrante rispetto al primo, con almeno tre occasioni per la DGS Breda Tortora, una per il Soriano. Arriva il traversone, attenzione, si coordina, ma ancora proprio all'ultimo, ancora carambola, poi Stillitano, vorrebbero il calcio d'angolo, ci prova Guerrisi, poi va giù sull'attacco di Poli, non la raggiunge, ma arriva il triplice fischio, sancisce così la fine delle ostilità e al Primerano di Soriano per la prima giornata di ritorno finisce 0-0. Presidente De Rosa, il campionato è ripreso con questa prima giornata di ritorno su un campo davvero difficile, quello del Soriano, che è comunque la seconda forza del campionato, ma una prova davvero gagliarda, ai punti probabilmente avrebbe forse meritato qualcosa in più la DGS Praia Tortora. Purtroppo oggi la possiamo paragonare a una sconfitta, perché oggi sono stati veramente due punti persi, perché la squadra meritava di vincere, abbiamo giocato dal primo all'ultimo minuto, abbiamo mangiato un sacco di gol, loro per quello che mi ricordo non hanno fatto un tiro in porta. Quindi. E questo sicuramente è un buon dato per la ripartenza, per un campionato che deve portare, come abbiamo sempre detto, come sempre detto del resto, al primo obiettivo stagionale, una salvezza tranquilla. Ah, visto quello, con quello che si è visto oggi in campo, si può anche, diciamo, ci si può anche divertire un pochino di più. Ma noi arriviamo all'obiettivo che è la salvezza, dopodiché faremo i conti poi alla fine. Oggi è stato giocato una partita su un campo difficile, ostile, con un pubblico molto, molto arrabbiato, soprattutto con la squadra avversaria, che non ci ha dato adito nemmeno di parlare, però il calcio è questo, dobbiamo fare un po' più, dobbiamo essere un po' più cimici, cercare di trovare il gol, perché questa era una partita che se trovavi il gol portavi i tre punti a casa.